Maurizio Castellani, stamane c'è stato un sopralluogo della commissione nell'unità operativa di ASMA, in quest'area industriale. Diversi imprenditori, l'hai compreso, stamane avete avuto un confronto. Qual è la problematica di questa zona? Beh, come abbiamo già detto alla commissione del Consiglio Comunale, il problema che sono le strade, le fogne e poi l'impianto di stoccaggio, di scarico dell'ASM, che si fa, lo fanno a cielo aperto, quindi creano problemi di inquinamento perché tutti i gabbiani vanno lì continuamente, quindi è veramente una cosa incredibile. Però hanno detto, per essere chiari, che l'hanno spostato da una settimana. Quindi stiamo aspettando che il problema si risolva, ci auguriamo che si risolva. Noi siamo un pochino titubanti, però la buona volontà l'abbiamo vista, che hanno spostato l'impianto. Anche perché avete detto che è una situazione che va avanti da 4-5 anni ormai. Ma sì, anche di più forse. 4-5 anni sono le comunicazioni, e diciamo che vanno avanti da 10 anni almeno, in questo modo. Oh, avete parlato di una zona, se ho ben capito, un po' abbandonata sotto questo punto di vista, che non favorisce gli investimenti. Certo, sì, perché come dicevamo, le fogne non sono a capienza perché giustamente sono state fatte 30 anni fa, 40 anni fa. Oggi con l'aumento delle aziende, l'aumento delle fabbriche, ovviamente non sono più idonee. Le strade non sono state mai fatte, non sono state mai asfaltate, recuperate, quindi è chiaro che occorrerebbe una buona manutenzione, insomma. Ecco, i gabbiani e la sporcizia sono una minima parte del problema. Sono una parte importante dal punto di vista sanitario e di aspetto estetico, perché purtroppo tantissime attività fuggono da questa zona perché non c'è un richiamo sufficiente della clientela, quindi veramente è un letamaio a cielo aperto, non è così piacevole la situazione.